ti mancava il palco di Indaco? Sì, da 364 giorni. Ecco, anche secondo me. Infatti, no, sono meno, sai, perché... Scusa, 256. 256, sei bravissimo, sei un matematico. C'ha l'intervista, l'ha tenuta nascosta. Anche perché è un matematico, abbiamo parlato prima di 432, un sistema matematico, vedi, in due minuti ha fatto i giorni in cui noi ci siamo mancati, perché ha tolto i due mesi che di solito si fa in agosto, cioè è un genio. Fa parte sempre della spirale aurea comunque. Beh, assolutamente. Ovvio. Io mi sto facendo una cultura in questo festival che tu non puoi immaginarti. Senti un po', tu quando sei arrivato? Un'ora e mezza fa, poi minuti secondi per... No, hai trovato ancora più esplosivo questo posto, visto che è un risveglio Indaco. Sì. Fai uscire tutta la poesia che c'è in te. Allora, beh, prima di tutto ci sono delle piante in meno. Quante? Non le ho contate, però c'erano dei filari l'anno scorso. Sì, là, serio, non vedi che esplosione di natura, che di verde? Sì, beh, io sono abituato a vederla in agosto e in agosto l'estate è già nella maturità, insomma. Invece qui l'estate non è ancora arrivata, quindi è la prima volta che vengo così presto. Sì, in effetti è tutto molto più verde. Sì. C'è tanta verdità. Tanta verdità, questo è bello come aggettivo nuovo, nuova parola da mettere sulla Treccani, eh? Allora la inseriamo, Sitarvala, da Sitarvala. Allora, ah, sì, e poi l'altra cosa che ho notato subito, il Po è molto oltre alto. La verdità, il Po è altissimo. Il Po è uno spettacolo, infatti in agosto quando sei venuto tu l'ultima volta, Indaco, abbiamo avuto anche dei problemi, ti ricordi che era arrivata la Stradivari per il ponte sonoro dove tu hai chiaramente collaborato in modo grandioso e avevamo paura non arrivasse perché il tragitto presentava diverse secche. Quest'anno se fosse dovuto arrivare chiaramente non c'era questo problema. Allora, intanto, tu suoni uno strumento particolare e sei stato fotografatissimo perché non se ne vedono spesso, no, di questi strumenti. I tuoi concerti in che ambito li fai? Ma a me è capitato di usare gli stessi strumenti in diversi contesti, anche i più disparati. Quindi di usarli in situazioni anche impensabili, tipo concerti rock o proposte prima di concerti rock. Sì, perché alcuni degli strumenti che ho suonato sono strumenti che si prestano anche ad essere elettrificati. Quindi poi salire su un palco non hai problemi di rientri, di fischi, così, perché ad esempio il sitar elettrico lo puoi suonare anche in una rock band. Infatti l'abbiamo fatto, cioè anche Alberto ad esempio ha registrato alcune cose nostre, non solo in contesti, diciamo, di musica indiana ibridata, ma anche in contesti di tipo rock. Quindi, quindi proprio non sono solo per festival alternativi, magari come può essere il nostro, ma sono proprio anche cose proprio come dici tu, sì, che sono per l'orecchio di tutti, no? Sì, in realtà sono sempre situazioni di contaminazioni musicali che non sono così facili come ascolto, però per dire io ho avuto la fortuna, insomma, di studiare o di costruire o di adattare strumenti musicali che vanno dalla situazione del circolo yoga, dove suoni in acustico con il sitar o il serod classico, a situazioni dove suoni davanti a 1000 persone con una rock band, quindi... No, anche perché forse adesso ci stanno ascoltando, io e te sappiamo di cosa stiamo parlando, ma non abbiamo specificato lo strumento. Gli strumenti, di cosa stai parlando in questo momento? Stiamo parlando di due strumenti indiani classici, che sono il sarod, che è uno strumento a 25 corde, senza 25? Tasti, sì, e del sitar, che invece è uno strumento con i tasti molto più lungo, che ha 19 corde. Sono strumenti rari, sono costosi, sono delle cose che si trovano facilmente oppure bisogna sono andare... strumenti della tradizione classica indiana, ecco. Si possono trovare anche su internet. Ad oggi gli indiani sono all'avanguardia sulla vendita online, per cui ad esempio strumenti da 2000 euro è possibile comprarli anche con un click. C'è un negozio molto famoso di Delhi che si chiama Ricky Ram, ha messo online già da 6-7 anni e gli strumenti pazzeschi, cioè come la gente è abituata a comprarsi le chitarre elettriche su Toma, magari i bassi, e spendi più o meno quella cifra. Ci sono invece, abbiamo la fortuna di poter trovare anche sitar e sarod fatti completamente a mano a 2000 euro,
ordinabili sul web. Bene, bene, bene. Insomma, diciamo che chi si vuole avvicinare a questo tipo di musica. Sì, non fa la fatica che facciamo. Non fa, ecco, esatto. Il biglietto aereo, andare in India, vado là, aspetto 3 settimane che mi mettono il manico, che giustino. Beh, c'era forse anche però più gusto, sì, quando c'era era più l'attesa. Poetico. Era come quando si facevano le fotografie al mare, che c'era l'artista. Stamattina abbiamo avuto il nostro amico scultore Mario Pavesi di Novellara ed è stato qui con noi, doveva stare qui mezz'oretta, anche lui è stato rapito da questa magia ed è stato qui con noi. Lui ha una scuola, un atelier di artisti che si chiama Sala di Afrodite a San Bernardino di Novellara, fra i quali c'è una signora che ho conosciuto che è un'artista perché è una body painting ed eccola qui, l'accogliamo, Titti San e la sua modella Roberta. Allora, Roberta, che è una bellissima ragazza, è stata resa ancora più bella e interessante da questa performance di artistica. Complimenti, perché è veramente un capolavoro. Guarda che faccia, bellissima, stupenda. Diciamo che la Roberta è una delle nostre modelle della stanza d'Afrodite, sì, comunque, per sì. Cui la troverete spesso nei nostri dipinti, nelle nostre tele. Al di là di quello, al di là del risultato finale dell'opera, è il piacere del fare, quindi è proprio il gusto di star lì a dipingere e dipingere un corpo che è una cosa diversa dalla tela, ma in un certo senso si presta molto. E dopo è la persona che viene a farsi dipingere che ispira l'opera. Indubbiamente. Tu ti insegni, giusto? Sì. Insegni. Io non insegno arte, io sono insegnante di scuola primaria. Sì, sì, hai contatto con i bambini. E quindi tutti, dopo questi insegnamenti, che sicuramente sono anche pesanti, tu ti sfoghi in queste performance di artistiche, ecco. Tu, Roberta, sei già stata una cavia di Titti. È la prima volta, però tu fai la modella, vero? Hai fatto la modella, è capitato, ecco, infatti. Diciamo che attingiamo spesso alle modelle della stanza da Florente perché sono le nostre case. Sì, vabbè, certo. Oltre dopo a chi volesse veramente prestarsi. Allora, se qualcuno di voi fra il pubblico volesse trasformarsi in una bella. È una tigre, cos'è? Sì, ma possiamo anche personalizzare, non diamoci dei limiti, voglio dire. Se tornate a casa dipinti così siete giustificati perché siete stati a Indaco, quindi niente paura. Quanto ci vuole a dipingere una meraviglia del genere? Allora, con lei abbiamo impiegato circa 1 ora e mezza. Poco? Cioè, per tutto questo lavoro veramente poco. Io ci avrei messo 6 anni anche perché fare tutti questi particolari. Mi fa molto piacere Titti che tu ci abbia raggiunto, sei stata carissima e di parola. Abbiamo portato Mario e Silvana negli orti, l'abbiamo appassionato, vedrai che ci saranno anche altre occasioni. Magari poi in agosto, come dicevo, questa cosa è come, diciamo, dei piccoli test. Se ti è piaciuto, sicuramente, ecco, se siete state bene, sicuramente sarete ancora nostri ospiti. Facciamo ancora un applauso a Titti San. Vi aspetto nella nostra postazione. Qui nella piazzetta, proprio qui dietro a noi, lei sta dipingendo, starà qui con noi fino a stasera, quindi guarda.